Iari, sesto gol, nono assist, così facendo anche gli scongiuri, sei già a un ritmo migliore dei numeri impressionanti che hai avuto l'anno scorso. Sì, no, è anche facile con i miei compagni, se gli consegno la palla segnano, quindi devo ringraziare a loro per, anche per questi numeri, e quindi niente, vado avanti così e cerco di sempre fare meglio. Una domanda proprio secca: vi aspettavate un girone d'andata così con questi numeri, e nonostante il Crotone sia sempre lì a 6 punti? Guarda, no, cioè sinceramente no, con questi numeri magari no. Sicuramente il nostro obiettivo era quello di dove stiamo oggi. Sì, fin dal primo giorno era il nostro obiettivo, poi con questi numeri nessuno se li aspettava, però abbiamo sempre lavorato dal primo giorno in una maniera positiva, che ci ha portato a questi risultati, sempre lavorando forte. E li sfruttiamo questo lavoro, lo sfruttiamo in campo con degli risultati. Senti, non è una domanda di politica, ma destra o sinistra? No, sinistra, sanno tutti, poi ovviamente anche a destra dobbiamo fare quello che dobbiamo fare per la squadra, quindi... I tuoi numeri a destra sono altrettanto grandiosi e belli come quelli di sinistra? Alla fine io sono contento che posso giocare, che posso dare una mano alla squadra, sia a destra o a sinistra, cambia poco. La sensazione, cioè si vede anche che stai progressivamente migliorando partita dopo partita, anche rispetto all'anno scorso, mi riferisco alla tua interpretazione anche di esterno a tutta fascia. E poi perdonami il paragone, però stai diventando un esterno alla Perisic, anche se magari il paragone con la Croazia che ha buttato alla Perisic. Anche se magari il paragone con la Croazia che ha buttato fuori il Belgio ai mondiali non ti piacerà, però il modo di cioè in quanto ti sta migliorando Vivarini anche da questo punto di vista? Sì, molto. È stato un ruolo nuovo per me, lo sanno tutti, l'anno scorso, quindi è stata la prima volta, però sento anche partita dopo partita che cerco di migliorare, mi sto trovando sempre meglio. Niente, c'ho poco da aggiungere, mi trovo bene, quindi vogliamo continuare così. Anche il modo in cui giochiamo mi trovo molto bene, quindi la squadra si trova bene, abbiamo tanta qualità, quindi questo aiuta anche le mie prestazioni personali, che ho anche tanta qualità intorno a me, che con Biasci, Verna, Iemmello vicino, quindi anche loro, Scogna dietro anche, che mi dà una grande mano in fase difensiva, quindi è un lavoro di squadra, e poi alla fine vengono fuori le qualità personali delle altre. Anche tu in fase difensiva però sei molto più attento rispetto a... Sì, certo, perché bisogna fare tutti e due le fasi, sia offensive che difensive. Per il mio ruolo è fondamentale la fase difensiva, non cerchiamo di rubare la palla sempre nella zona più alta del campo, quindi così di difendere il meno possibile, però se c'è da fare il lavoro sporco lo devo fare anch'io, sì. Complimenti, un'altra prestazione sensazionale. Ma a proposito di obiettivi e di miglioramenti, se tu dovessi porti un obiettivo importante per la tua carriera, quale potrebbe essere? Beh, il mio obiettivo personale è di arrivare sul livello più alto, quindi vorrebbe dire la Serie A, e chissà anche poi giocare Champions League, andare a fare nazionale, quindi adesso l'obiettivo è uno solo, facciamo passo per passo, quindi appena arriviamo a quell'obiettivo
avremo altri obiettivi da raggiungere o che vorremmo raggiungere, quindi prima un obiettivo e poi seguiranno le altre. Grazie. Le ultime due cose. La prima, il mister in conferenza stampa qualche settimana fa aveva detto che è un Catanzaro ancora migliorabile, che il Catanzaro forse non aveva toccato il top, il massimo. Secondo te che cosa manca, se manca qualcosa, in che cosa si può migliorare ulteriormente questo Catanzaro stratosferico? E poi, visto che oggi è stata una domenica particolare, tanta gente sugli spalti, una bella cornice di pubblico, anche il tuo legame con la tifoseria, a giocare in uno stadio così vi mette i brividi, vi fa sentire davvero una squadra forte accompagnata da una città forte, da una tifoseria forte? Sì, vorrei prima rispondere sulla seconda domanda, perché infatti prima del fischio d'inizio stavo guardando proprio la curva che mi ha fatto emozionare, è stato impressionante e quindi è un 12° uomo che abbiamo noi in campo, che ci spinge sempre per andare più forte, andare più avanti, quindi per noi i tifosi sono fondamentali. E poi per rispondere alla prima domanda, c'è sempre da migliorare, lo sappiamo, anche oggi abbiamo di nuovo abbiamo segnato subito, presto, e poi siamo andati, non vorrei dire che siamo andati in difficoltà, però il Potenza è stato molto bravo a metterci in difficoltà, a muoversi per creare gli spazi e abbiamo, poi infatti abbiamo preso il gol che io sinceramente me l'aspettavo, perché sono stati 2-3 volte prima già che erano pericolosi e dopo hanno fatto il gol, abbiamo subito il gol, ma siamo stati bravi a reagire, siamo stati calmi, tranquilli, non abbiamo reagito in fretta e poi dopo siamo stati bravi a fare il secondo gol e il terzo gol, abbiamo finito il primo tempo con tranquillità e alla fine il secondo tempo abbiamo visto tutti. Senti, che girone di aspetti, nel girone di andata parliamoci chiaro, non voglio dire che sia stata facile però per voi, però è stato un girone di andata abbastanza agevole per voi, avete sbaragliato praticamente qualunque avversario e avete vinto con chiunque tranne 3 volte. Che girone di ritorno ti aspetti, magari anche dopo il mercato? No, mi aspetto un girone di ritorno molto molto più complicato rispetto a quello di andata, anche se come risultati, come dici, non sembra che è stato complicato, però abbiamo vinto tutte le partite tranne 3, quindi può sembrare da fuori, può sembrare facile anche con i numeri, vedendo i numeri, però è stato il contrario, non è stato facile, siamo stati bravi noi ad andare in campo ogni volta con la massima attenzione e dovremo aumentare l'attenzione ancora adesso l'ultima partita prima di Natale e poi dopo da gennaio un po' con ancora più attenzione, perché le squadre andranno magari a prendere qualche giocatore, magari anche si riposeranno anche loro, quindi saranno più motivati anche loro per prendere i punti e soprattutto poi contro di noi, contro quelli che sono più in alto in classifica. Quindi girone di ritorno difficile e complicato, quindi c'è da stare più attento che siamo stati finora.